Buongiorno a tutti e a tutte, eccoci qua per la seconda tappa del nostro tour austriaco. Questo trenino ci sta portando nelle profondità della miniera di Salgemma, che si trova sul confine austro-tedesco. Il tour costa 30 euro ed è guidato. Grazie a questo tour è possibile scoprire come Salisburgo è diventata la grande città che conosciamo oggi. E come le città limitrofe a Salisburgo si siano sviluppate proprio grazie al commercio di sale. Questo è uno degli antichi scivoli utilizzati dai minatori per raggiungere le profondità della miniera. Percorrendo le gallerie si giunge poi al confine tra Austria e Germania. Sarà anche possibile ammirare gli strumenti moderni di trivellazione e fare un salto nel passato per vedere quali sono le differenze tra i metodi di estrazione dei secoli addietro e i metodi di estrazione, diciamo, più moderni come la trivellazione e la lisciviazione. Se in passato si utilizzavano prevalentemente i picconi, oggi il metodo utilizzato in questo tipo di miniere è quello della salamoia, quindi l'acqua è un elemento fondamentale. Nel corso della visita ci sarà un po' di spazio anche per la magia, infatti attraverseremo un lago fatto di salamoia, un lago salato, a bordo di una piccola imbarcazione di legno che ci porterà dall'altra parte del lago. Nel corso di questa parte della visita potremo ammirare le sembianze, le forme che assume il sale e il modo in cui interagisce con altri elementi come per esempio il gesso, il calcare o per esempio l'argilla. Ed eccoci arrivare poi alla parte più divertente in assoluto del tour, ovvero la discesa lungo gli scivoli di legno che sono stati ricreati per raggiungere ancora più in profondità la nostra miniera di sale. Questa è una vecchia galleria ormai distrutta dalla pressione geologica soprastante. L'estrazione della salamoia iniziò in epoca medievale, prima i Celti estraevano interi blocchi di salgemma. Ciò è dimostrato dal fatto che sono stati rinvenuti corpi mummificati, attrezzi come picconi, cerini, che venivano utilizzati dai Celti per scavare. Finita la visita alla miniera, si ritorna sul trenino che ci porterà poi in superficie. Consigliatissimo questo tour nonostante il costo perché ci spiega quali sono le interconnessioni tra la Salisburgo di ieri e la Salisburgo di oggi.